Le biblioteche sono luoghi fantastici, mondi ovattati, isole lontane dalla realtà all'interno delle quali possono succedere un'infinità di cose sorprendenti. Sono microcosmi privi di rumore e controllati da regole astruse, ma paradossalmente regno dell'improvvisazione, della creatività e della libera iniziativa nell'ambito delle relazioni umane. Pur non essendo territori coatti come le carceri o gli ospedali psichiatrici, sono allo stesso modo mondi di confine, a sé, che vivono di vita propria. E come i siti di contenzione e di reclusione sono frequentate da una strana umanità, davvero molto particolare. Eppure sono luoghi felici, privi di tensione e di cattiveria, dominati dalla conoscenza e dall'odore dei libri impolverati. Dico questo perché so di cosa sto parlando. Nelle biblioteche ho infatti trascorso buona parte della mia esistenza, di certo la più bella. Ci sono biblioteche di vario genere, in ogni luogo e in ogni epoca. Da quella mitica di Alessandria d'Egitto, la più famosa dell'antichità, bruciata con tutto il suo mitico contenuto, a quelle medievali degli ordini religiosi, tipo l'abbazia benedettina del nome della Rosa, splendido esempio di una terribile sintesi di sapere e ignoranza, di ingegno e ottusità, coacervo di lotte, perversioni, potere, abitata da personaggi memorabili. E che dire di quelle inventate dalla letteratura? Ad esempio quella babelica di Borges. Infine, le classiche biblioteche delle nostre città universitarie, scolastiche, comunali, diocesane, eccetera, eccetera. Fino alle bellissime biblioteche di paese, coraggiose avamposti nel mondo della conoscenza, semplici ed essenziali, a volte addirittura povere e spoglie, ma sempre capaci di magie, di introdurre a mondi di sogno, capaci di svelare l'incredibile universo dei libri.